vecchio. Ciao cinema. Ciao. Come vi chiamate? Follia Nuda. Da dove arrivate? Noi siamo tutti quanti della provincia di della provincia grande, anzi metà, perché in realtà due sono di Asti, sono dei traditori, che sono uno e due. Che musica fate? Facciamo un rock, folk a tratti, impreziosito anche da qualche arrangiamento elettronico del buon caro Pepo, alla vostra destra qua, che sono le tastiere molto bene. Secondo voi il paese in cui abitate ha influito la musica che fate? Sì, sicuramente sì, i testi sono molto autobiografici, sono scritti nel nostro paese, sono stati scritti nel nostro paese, ci sono anche dei rimandi. Parlano anche delle nostre zone. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono anche dei rimandi un po' al passato. Diciamo che essere cresciuti in questa provincia un po' desolata, sotto l'aspetto culturale, artistico, ci ha un attimo dato quella carica in più per emergere come gruppo e voler fare qualcosa di più per non annoiarci e possibilmente non annoiare neanche le persone che poi ci vengono a sentire i concerti. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in anni fa. Io conoscevo Joe. Amici di amici. Joe conosceva Gian, che poi ha conosciuto Pepo, ma io in realtà ho un trascorso in Australia con il nostro batterista. Abbiamo vissuto un po' di anni insieme in Australia, ho suonato anche giù, ci siamo formati, diciamo, insieme giù, io e Massi, e siamo tornati con la voglia di fare un progetto tutto nostro e siamo qua oggi a cantarvelo. Avete qualche disco all'attivo? Sì, abbiamo questa sera, per esempio, al cinema abbiamo suonato. Gran parte della scaletta riguardava l'ultimo album che è uscito quest'anno in coproduzione con Beta Produzioni, un'etichetta di Roma che ha deciso di credere in noi. Sì, il disco si chiama Terra, ha 8 tracce, questa sera abbiamo suonate forse tutte a parte una, e abbiamo un altro album, appunto, registrato nel 2021. Autoprodotto. Ma non ci fermiamo. Ma non ci fermiamo, anche. Stiamo scrivendo, ci stiamo divertendo, stiamo suonando. Studiato, studiato. Il 12 maggio suoniamo al magazzino sul Po, avremo un live anche alla Città Bionda e poi finiamo col Freak Out a Fossano e si conclude questa parentesi primaverile. Da dove deriva il vostro nome? Follia Nuda è il nome di un libro che parla appunto di molestie psicologiche e anche sessuali a opera di inservienti, infermiere all'interno di questo manicomio psichiatrico. E quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? No, in generale, secondo me, la nostra musica è frutto di una commistione di influenze diverse. Ognuno ci mette il suo quinto di influenze proprie. È difficile poi andare a specificare ognuno. Sicuramente, per quanto mi riguarda, nello scrivere testi mi sono avvicinato fin da bambino alla musica di Conte, per quanto riguarda un discorso legato proprio alla penna, cioè allo scrivere testi, ma anche De André, ma anche cantautori contemporanei, se si possono definire ancora così, che sono nostri idoli assoluti, almeno lo sono stati per me in passato, che sono i Marlene Kunz, per esempio. Anche tante, per esempio, quando canto mi piace molto pensare a quelle canzoni e pensare a come cantano certi cantanti con cui sono cresciuto, che sono per esempio Cristiano Godano, di Marlene. Cosa vi spinge a suonare e a far musica? Beh, sicuramente la voglia di esprimere quello che proviamo, le emozioni, quello che sentiamo dentro. E sicuramente la voglia di suonare. Poi la voglia di suonare, l'amore per la musica. È anche una partecipazione. La voglia di suonare è una cosa personale che ognuno di noi ha. Ma rispondo a una super cazzola, per me, penso un po' per tutti, non possiamo non farla. Sì, nel senso che è una roba abbastanza trascinante un po' per tutti, credo. Sì, diciamo, la voglia di partecipare a un progetto tutti insieme con la stessa voglia, la stessa intensità. Sì, diciamo, dai, sogniamo da quando siamo piccoli, quindi è proprio un incrocio di voglia e di passione, di un bisogno. Ecco, un bisogno. Secondo me è un po' una commistione di energia. È una commistione di energia. È una commistione di energia. No, esatto. Scusate. Vabbè, ci vogliamo tanto bene, siamo molto amici e quindi dato che tutti e cinque siamo
così amanti della, della musica, non c'è cosa più bella di condividere una passione tutti insieme. Dio salva il reggaeton e tutte quelle doppie spunte blu che ci piacciono. Io non provare più a farci innamorare come idioti che si cercano, si studiano, poi si amano. Io non provare processo creativo nel comporre i vostri brani? Facciamo dire al professore. Ma il processo creativo, nel nostro caso, Nicolò, che è l'autore di tutti i testi, scrive il testo con l'accompagnarsi di una chitarra oppure di un pianoforte, dove scrive la linea armonica, scrive gli accordi, poi ce lo propone di solito nella sala prova oppure ci manda un audio, così noi lo valutiamo e insieme passa davanti a una commissione, no, nel senso, giudici con le palette alzate. Tu scrivi tantissimo e scrivi molto bene, però ci sono delle cose che sono più pronte rispetto a altre, quindi certo. Noi diciamo ok, se puntiamo su questo e da lì insieme partiamo con gli arrangiamenti, che alle volte mantengono più o meno l'idea iniziale oppure viene completamente stravolta. Esatto, sì. Quindi semplicemente così, cioè può partire da un'idea di Pepo al piano, un'idea di Gio al basso, sono tutte influenze che ci trasmettiamo a vicenda. Sì, una delle cose in cui forse a volte sbagliamo è quella di partire tanto sempre fare affidamento tanto al testo, però adesso ci stiamo, ultimamente abbiamo fatto delle prove per esempio che hanno dimostrato il contrario, cioè che da un riff, che da un giro, che da un tema musicale, che da un'armonia si può poi costruire, certo. Costruire anche perché la musica deve stare in piedi da sola senza per forza un testo, quindi esatto. Il testo è una poesia che viene aggiunta sulla musica, poi spalmata sulla parte armonica. E di cosa parlano i vostri testi? I nostri testi non parlano di amore fino a se stesso, comunque, cioè non parlano di esperienze passate, parlano di sensazioni vissute in passato, parlano di idee, non sono testi, sono abbastanza agnostici per quanto riguarda l'amore fino a se stesso, nel senso che non ci piace descrivere l'amore fino a se stesso, ma ci piace raccontare anche degli episodi, degli aneddoti, usando sempre il nostro stile, che secondo me lo si ritrova un po' in tutti i testi. L'ultimo album, per esempio, è un album centrato sul tema della terra, c'è questa appunto descrizione della terra un po' come la madre, no? Di tutti noi, ma anche come la provincia, no? dalla quale proveniamo e all'interno della quale abbiamo iniziato questo nostro percorso di musicisti. Quindi sì, diciamo che è una lente di ingrandimento che fa un attimo dall'alto, guarda veramente il posto microscopico in cui abitiamo e in cui ci esprimiamo. In che lingua sono? Sono tutte canzoni in italiano, non perché siamo
non è che ci definiamo come si dice? Nel senso, esterofili. Esterofili, esatto. Siamo abbastanza... credo che, dato che i testi li scrivo io, credo che il mezzo più facile per me sia usare l'italiano. Non saprei, non sarei in grado, anche se so l'inglese, ma non sarei in grado di comunicare quello che voglio comunicare in un'altra lingua. È anche un limite, ma ci piace questo limite per rendere il genere ancora più introspettivo e più personale. In fase di arrangiamento dei testi e delle musiche, vi fate dare una mano da qualcuno o fate tutto quanto voi? No, tutti, ci troviamo i panni sporchi in casa. Palco, live, vi piace o vi terrorizza? Terrorizza. No. Diciamo che siamo... Diciamo, no, vabbè, secondo me è la parte bella. Sì, la parte bella. È il regalo, diciamo che è il regalino. Ci piace molto la fase di produzione, di fare pezzi, di inciderli. Però poi il live è il momento vero dove fai sentire la musica. Diciamo che ci andrebbe un'abitudine a essere in live per essere pienamente... Secondo me, per godere di più dei live e per goderne proprio il significato e quello che ti resta dentro, uno dovrebbe veramente suonare tanto. Noi i live più belli li abbiamo fatti in sala prove, tra di noi, sono stati i live più belli. Sì. Cioè, i nostri live più belli sono quando siamo solo noi. Esatto. Ma quando suoniamo davanti a poche persone, quando... Difficile da dire. Non facciamo un genere che sta bene su un palco grande con tantissime, con migliaia di persone davanti. Ecco, quello non. Però. No, ma nel senso è proprio una musica. Nel senso. Diciamo che. Non fa schifo suonare. Non fa schifo. No, anzi. Cioè, volendo. Non fa schifo, però. Ci va l'abitudine. Perché un conto è saper suonare i propri pezzi, è un conto saperli poi gestire, soprattutto su un palco. Sì. E diciamo che facciamo una musica un po'. De André, per esempio, era uno che odiava terribilmente, proprio odiava il fatto di suonare live davanti delle persone. I live figli li faceva andare di nuovo. Infatti, faceva pochissimo live, sì. Posto più bello in cui vi siete emozionati, che vi è piaciuto di più? Questo secondo me è stato anche bellissimo. Wow, stasera ci siamo un po' divertiti, certo. Sì. Ma poi perché c'era un contesto più carino, era il 25 aprile, è il compleanno del cinema. Un posto in cui siamo tutti super tutti bene male, siamo affezionati perché siamo tutti di qua, quindi da piccoli si veniva qua. Venivo già con lo scooter, quindi adesso ho 36 anni, quindi sono passati un po' di anni. E sicuramente stasera, poi vabbè, abbiamo suonato anche in diverse occasioni anche in acustico, quindi ho suonato anche da solo con la chitarra e sono emozioni diverse, non si possono neanche mettere a confronto. A Milano è stato un bel live, probabilmente, sì. La Cascina Martesana, il primo che abbiamo fatto l'anno scorso. Sì. Sala prove, no? Sì, un posto molto... Molto bello. E poi il posto più bello in cui abbiamo suonato, appunto, ritornando al discorso di prima, è probabilmente la scorsa settimana in sala prove. Cioè, poi cos'è stato? Febbraio? Alla Royal Albert Hall a Londra? Sì. Mi stai scrivendo lassù. Lì però c'era troppa gente. Lì mi ha fatto quasi... No. Ma non abbiamo paura di troppa gente. Lì non ci tornerai. Io un posto non ci tornerai, neanche se mi... Ma no. Che cosa non deve mai mancare durante un vostro concerto?
Tendenzialmente è qualcosa l'alcol. Da bere. Forse l'alcol. No. Non deve mancare la concentrazione e anche il pensiero che stiamo suonando. Beh, cioè, l'ha presa bene. L'ha presa bene, sì, però anche la consapevolezza che in quel momento lì stai suonando davanti a delle persone che hanno preso la macchina, sono venute, hanno rinunciato a un po' del loro tempo per venirti a sentire e che comunque si aspettano di sentire un concerto all'altezza. All'altezza significa suonare i pezzi bene, senza sbagliare troppo, e cercare di essere più empatici possibili, proprio cercare di comunicare tanto. Non siamo neanche degli ottimi parlatori sul palco, infatti preferiamo stare zitti. No, appunto, essendo un gruppo di amici, c'è più che siamo dei musicisti amici e quindi abbiamo proprio questa necessità della presa bene per suonare, perché sì, non siamo degli estranei che si trovano su un palco per suonare, sì. E quindi sì, oltre a suonare insieme usciamo anche tanto insieme, siamo amici. Per voi l'aspetto puramente estetico, visivo del palco, visual, abbigliamento è importante? No. Non tanto, diciamo che stasera io per esempio ho suonato con la maglia del cinema e ne sono super orgoglioso, però tendenzialmente che non dedichiamo troppo tempo. Sì, diciamo che non è che spendiamo troppo tempo alla nostra estetica, no. Potrebbe essere un bene o un male, ma... Quale strumentazione portate sul palco? Portiamo quella che... Io sono affezionato alla mia batteria, quando posso non portiamo troppe cose, portiamo le cose che usiamo in saletta, quello che ci serve, è necessario, quindi una chitarra elettrica, una chitarra acustica, è un microfono, un altro microfono è un basso elettrico, tastiere con un synth, e lui porta la sua batta, e a noi basta questo. Lockdown, voi siete riusciti a continuare a scrivere oppure è buio più totale come alcuni artisti? Allora, noi abbiamo finito di registrare l'8 marzo e dopo due giorni è iniziato il lockdown. Quindi abbiamo finito di registrare il nostro primo album, quello per cui abbiamo speso circa due anni, e poi da lì in poi siamo rimasti alla fine a bocca asciutta, perché ci siamo messi poi a... non abbiamo suonato, abbiamo interrotto tutto quanto, non siamo ovviamente nel momento più alto della nostra, del periodo creativo. Dell'inizio, siamo rimasti bloccati e quindi ci siamo rimasti ovviamente male come tutti, ce ne siamo fatto una ragione, e invece di rimuginare, prenderci addosso, abbiamo iniziato a scrivere il secondo album. Che è praticamente strutturato il primo disco, l'abbiamo strutturato a distanza. L'abbiamo registrato nel momento di fine registrazioni, che è stato l'8 marzo. Esatto. Siamo tornati a casa e non siamo più usciti, non riuscivamo a trovarci per capire cosa fare. Thank you.
pensate della scena musicale italiana attuale? Madonna. Minchia. Vabbè, dipende, dipende. Sì, vabbè, adesso no. La scena musicale italiana, secondo me, vabbè, ci possono essere risposte multiple, ma credo che ci siano dei talenti incredibili, davvero dei musicisti incredibili, che secondo me hanno anche dato una scossa alla discografia italiana. Uno fra tutti, secondo me, Io sono un cane, è stata a me piace chiamarlo un cantautore prog elettronico, cioè lui ha mischiato, ha saputo crearsi il suo genere, ricamarsi la sua musica intorno con dei testi davvero bellissimi, evocativi, con una voce molto molto particolare. Secondo me ha chiuso un lavoro importante, l'ultimo album nella prova, che ha un stupendo successo molto più all'estero di quanto non l'abbia avuto in Italia. Secondo me ci sono delle cose, probabilmente la musica becera, la musica un po' più commerciale, la musica un po' più facilotta e... radiofonica. Sì, esatto, e sì. Si è abbassato, esatto, un po' tutto l'asticella di tutta la musica in generale, quindi anche la musica un po' più frivola, più leggera, eccetera, non regge il confronto con quella che era la musica pop un tempo. Per esempio, se pensiamo che negli anni 80 la musica pop radiofonica era Battisti, era Dall, lì si parla di artisti di un certo tipo, ecco, che abbia fatto quella fine lì è una roba un po' dilagante, perché ci sono proprio degli standard. Sì, ma io sono convinto che uscisse oggi Vasco Ligabue non avrebbe successo. Sì, perché sono degli standard, perché cioè, certi musicisti Vasco, sono anche bravi. Insomma, immagina quando al massimo Vita Speribrata di Vasco oggi, cioè, ma dove? Il problema è che tra 20 anni diranno: ah, nascesse adesso un Blanco, nessuno se lo caga. Blanco in realtà lui è uno che ha dei musicisti della Madonna, cioè uno... Vabbè, comunque ci sono degli artisti. Non lo so, secondo me si è passato un po' il livello di tutto. Social, li usate, non li usate, li odiate? Abbiamo imparato a usarli da quando l'etichetta che ci ha prodotto ha dato una mano a produrre l'ultimo album ce l'ha quasi imposto, quindi ha detto: ragazzi, se volete, esatto, noi eravamo pessimi, non curavamo per niente la parte social. E ci siamo resi conto che è molto importante, e adesso devo dire che, se tutti quanti mi danno ragione, ma penso di sì, è abbastanza curata, la stiamo curando e ci sono sempre contenuti nuovi, ovviamente non contenuti a caso, e diciamo che dopo il primo album, sì, dal secondo album poi siamo un attimo un po' più... Sì, non siamo degli influencer, no, però, diciamo che la gente contenuti ogni sa cosa facciamo. Ci facciamo un po' più attenzione. Che etichetta discografica vi dà una mano? Come si chiama? Si chiama Beta Produzioni, che è una branca di Marte Label, è un'agenzia di Roma. Ci hanno contattato l'anno scorso, a novembre, e abbiamo iniziato con loro un contratto. Abbiamo firmato a novembre e l'album è uscito il 20... Oh madonna, gennaio 23? Sì. 22? E dove l'avete registrato? Tutti e due gli album li abbiamo registrati a Torino, dove esatto, dove anche Nicola ha registrato il suo, Manuel Volpe e Simone Pozzi, e ci siamo trovati bene col primo album, abbiamo deciso di ripetere anche per il secondo. Progetti futuri? Beh, adesso qualche live abbiamo in programma, l'estate speriamo di fare altri live e poi nel mentre fare altri pezzi. Andiamo avanti a fare. Diciamo che l'album è fresco perché ha pochi mesi, quindi va suonato tantissimo. Sì. Io penso che fino a fine anno suoneremo questo album qua, ma intanto comunque ci beccheremo per scrivere dell'altro. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Sì, Follia Nuda su Instagram, ci trovate anche su Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali, sì, sì. Quindi su iTunes, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo anche la pagina Facebook. Perché poi, se interessato, ci sono usciti i CD che sono disponibili anche fisicamente, se venite da noi ve li mandiamo a casa, altrimenti potete ordinarli su Marte Shop, che è appunto la rete vendita di Marte Label. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere, di qualsiasi era, di qualsiasi stile musicale. Tenco, Battisti, Radiohead. Io sarò un attimo, cioè, ci sarà un po' di bipolarismo in questa risposta. Paolo Conte, Jacopo Incani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Io sono un cane, Sofia Stevens.
sicuramente Battiato come italiano, poi uno Steve Wilson, Porcupine Tree come estero, e poi io sono Black Sabbathiano. E lo si capisce anche dalla ritmica. Pepo? Johann Sebastian Bach. Bella questa. No, per me i Pink Floyd sono un amore troppo grande. Quindi, cioè, io dico Pink Floyd, quindi Pink me... Floyd, no, io sono già due. No, io dico Pink Floyd perché per me ci sono loro e poi tutto quello che riguarda poi tutto il resto è noia. Metto anche Califano. Le Zeppelin, perché da lì, secondo me, è partito quasi tutto. E poi mi piacerebbe dirne uno in italiano. Vai. Cioè, Battisti, sapete che non sono molto... Cioè, per la carità, Battiato è già più prog, quindi... Battiato, prog, ok. Però c'è qualcuno... Dai, Verdenti, Verdenti. Ma cazzo. No, metto la PFM. Cazzo, Verdenti. Metto la PFM ed è Andrea. Verdena. PFM ed Andrea insieme. Perfetto. Perché tanto hanno anche dischi insieme. Grazie. Quindi bastava. Grazie mille, Bruschi. Grazie, Cina Vecchia. Ci vediamo alla prossima. Se ciao, Cina. Ciao. Tutto con Nicolà e la sua super band, buona strada. Come dici tu prima?